non poteva mancare in questa puntata speciale che vogliamo dedicare anche al ricordo di Morosini, il pensiero, il ricordo, il racconto di un calciatore, un ex calciatore come Lionello Manfredonia, che è stato per anni campione e idolo dei tifosi della Lazio, poi passò alla Juventus e anche alla Roma, e che nel dicembre di qualche anno fa rischiò di morire in campo. Era una partita che si giocava allo stadio di Bologna, Manfredonia si accasciò a terra per un problema di cuore, anche se pure su questo, poi lo dice lo stesso Manfredonia, certamente insomma, si sono fatte mille ricerche, ma forse la vera ragione, il vero motivo, ancora oggi non si sa. E comunque è importante la sua testimonianza, perché lui ce l'ha fatta, per fortuna, e ha voluto lasciare così un ricordo della sua esperienza, ma anche di quello che si può provare in un momento di tristezza che coinvolge tutto il mondo dello sport, non solo il calcio italiano. Sentiamo Lionello Manfredonia e la sua testimonianza e il suo racconto. Grazie per la tua disponibilità, Lionello. Senti, mi spiace, ma devo ricordare l'episodio che purtroppo di cui sei stato protagonista, no? A Bologna, tra l'altro io ero a Bologna quel giorno, proprio ero a 20 metri da te, si può dire, no? Uh-huh. E le notizie tremende si susseguirono, eccetera, insomma una giornataccia indimenticabile, però insomma poi per fortuna sei in piena forma, ce l'hai fatta, eccetera. Ma quali possono essere le differenze secondo te, oltre che, come dire, sanitarie, tecniche, no? Per chi ce la fa e per chi purtroppo non riesce a superare? Purtroppo sono le coincidenze, il destino, i momenti. Io ero lì a Bologna, avevo la possibilità di avere una ambulanza lì vicino sulla pista e un defibrillatore interno. E dopo diversi anni, ieri c'era la ambulanza, è arrivata un po' dopo, però comunque il defibrillatore c'era lo stesso. Però si vede che il problema di Morosini era differente dal mio. Per fortuna che Bologna, si parla di tanti anni fa, Bologna è sempre un passo avanti a tutti, e per fortuna insomma che c'era già a quei tempi a Bologna soltanto il defibrillatore e l'ambulanza che era a due metri, insomma a due passi, quindi questo ha contribuito alla tua salvezza. Ma scusa, una domanda, non so se è indiscreto o meno, ma tu se avessi voluto avresti potuto ricominciare l'attività? Sì, perché no, dopo 6 mesi mi hanno levato l'idoneità, la medicina sportiva mi ha bloccato, però non si è saputo bene quello che è successo quel giorno. Alcuni dicono che un arresto cardiaco sicuramente c'è stato, però non sappiamo come, perché, forse una sincope vagale. La medicina in generale non è una scienza esatta, quindi certo, esatto. non possiamo sapere come avvengono questi episodi, che quando colpiscono magari uno sportivo professionista è molto eclatante la cosa. Quando una persona normale viene colpita, stavo leggendo un articolo che mi risulta che ci sono 80.000 casi, penso, in Italia all'anno di arresti cardiaci. Mamma mia. Che alcuni vanno a buon fine, alcuni non vanno a buon fine, e quindi quando succede però a uno sportivo professionista la gente si meraviglia un po' di più. E certo, perché certo c'è il clamore, no? La notorietà, il campione che cade in campo, eccetera. Però ecco, tu avresti preso gli stessi provvedimenti che ha preso la federazione, sinceramente? Ma sì, sicuramente sì, perché è stato una cosa troppo improvvisa, è stato giusto per rispetto anche del ragazzo, di coloro che insomma, degli amici, della fidanzata, un momento di raccoglimento intorno a questo ragazzo. Senti, Lionello, tu sei un uomo di sport, lo sei rimasto ovviamente, ma tutte queste migliaia di ragazzine che scendono in campo la domenica mattina, direi scarsamente, per non dire per nulla, tutelati, cosa si potrebbe fare? Bisogna fare delle visite abbastanza specifiche anche per loro, perché non sappiamo i problemi che hanno nel proseguo insomma della loro vita, e quindi io opterei per una vigilanza maggiore. Si fanno delle visite mediche non specialistiche per i ragazzini, mentre magari per gli atleti si fanno, quindi secondo me approfondire un pochino di più penso che sia giusto, ma questo chiaramente se ne deve occupare dei genitori che devono essere sicuri al 100% che hanno un figlio che può fare attività fisica. Certamente. Allora, grazie a Lionello Manfredonia, grazie veramente di cuore, grazie tante. Grazie.